честь осведом. Spalizzone devastante. L'8 novembre 2002 l'ONU approva la risoluzione 1441 che decreta la ripresa delle ispezioni militari in Iraq. Entro l'8 dicembre Saddam Hussein dovrà rivelare se possiede o meno armi di distruzione di massa. Si tratta della prima scadenza chiave prevista dalle Nazioni Unite, il primo vero test per l'Iraq. La parola ora al Rais di Baghdad. Saddam, sei l'acqua dei nostri fiumi, sei l'Iraq. Recita una delle canzoni che il Rais ha regalato al popolo per sentirsi adorato. Da 23 anni Saddam Hussein siede su tutte le poltrone del potere iracheno. È il presidente della Repubblica, il capo del governo, presiede il consiglio del comando della rivoluzione, è il segretario del partito Ba'ath, come maresciallo guida le forze armate. 1979, con un colpo di Stato, Saddam Hussein prende il potere in Iraq, a 42 anni. 1980, Saddam Hussein si impegna in una dura e lunga guerra con l'Iran. Ha dalla sua parte gli Stati Uniti d'America. 1990, Saddam Hussein invade il Kuwait. Questa volta gli Stati Uniti sono contro di lui e con una grande alleanza vareranno una controffensiva che restituirà la libertà al Kuwait e le truppe penetreranno in parte dell'Iraq, ma non deporranno il despota e il presidente degli Stati Uniti, Bush padre, lascerà la patata bollente a Bush figlio. La storia di colui che il mondo occidentale conosce come il dittatore di Baghdad comincia accanto a un fiume. Saddam Hussein al-Tikrit nasce nel 1937 a Tikrit, un villaggio sulla riva destra del Tigri, a nord di Baghdad. Rimane presto orfano del padre e la famiglia progetta per lui un futuro da agricoltore. Sembra aver avuto un'infanzia piuttosto difficile e violenta, anche se esistono storie diverse sul suo conto, ed è difficile capire cosa appartiene al mito e cosa alla realtà. Si dice che il suo patrigno lo picchiasse e che la madre avesse relazioni con molti uomini. E questo creò al giovane Saddam non pochi problemi a Tikrit, dove si respirava un'atmosfera molto conservatrice. Sono anni di fermento politico. È il periodo in cui la rabbia anticoloniale, il nazionalismo e la voglia di riscatto sociale confluiscono nella prima forza politica panaraba. Nasce così il Ba'ath, il Partito Socialista Arabo. E il giovane Saddam, che ha solo 20 anni, vi trova la sua stella polare. l'14 luglio 1958. Un colpo di stato militare, appoggiato dal partito Ba'ath, rovescia la monarchia hascemita di Faisal II. Sale al potere il sanguinario generale Abdul Karim Qassem, che proclama la nascita della Repubblica Irachena. Ma non è così. Ben presto Qassem decide di liberarsi degli alleati politici e i Ba'athisti, il partito di Saddam, tornano all'opposizione armata.
Le notizie sulla violenza che aveva segnato la vita di Saddam e quelle circa il suo aver materialmente commesso l'omicidio di un comunista avevano creato una certa fama all'interno del partito. Così nel 1959 Saddam fu scelto per prendere parte ad un'azione che il partito Ba'ath stava organizzando. L'omicidio di un funzionario di Abdul Qassem che aveva partecipato al rovesciamento della monarchia nel 1958. Un gruppo di appartenenti al partito Ba'ath, tra cui Saddam, tese quindi un'imboscata a questo funzionario. Cercarono di sparargli mentre viaggiava su una macchina. Molti dei partecipanti furono però scoperti e arrestati. Saddam invece riuscì a fuggire. Si rifugia prima in Siria e poi in Egitto, protetto dai compagni del partito. Al Cairo entra nei circoli studenteschi egiziani e continua ad occuparsi di politica. E aspetta. Nel 1963 ancora un colpo di Stato. Il generale Qassem viene rovesciato. Sale al potere un altro militare, Abdel Salam Haref. Anche questa volta è il Partito Socialista Arabo ad appoggiare il ricambio al vertice. Saddam, che nel frattempo si è diplomato, viene richiamato a Baghdad. Fa carriera ed entra nel comitato centrale del partito Ba'ath. From 63 to 68. Tra il 1963 e il 1968 Saddam creò un'organizzazione conosciuta in quegli anni con il nome di Jihad Salanin, lo strumento del desiderio. Un nome strano ma che annoverava la milizia armata del partito e che più tardi sarebbe diventata il nocciolo della polizia segreta. Saddam non aveva formazione militare, non aveva fatto il servizio di leva e non aveva neanche una laurea o altri titoli, ma seppe organizzare quest'unità che si rivelò col tempo la base del suo potere nel partito. 17 luglio 1968. L'Iraq è scosso da violente rivolte popolari e questa volta è il partito ba'athista a conquistare il potere. Quella che ancora oggi viene ricordata come la rivoluzione nazionale di luglio, altro non è che l'ennesimo golpe. Alla presidenza sale un altro generale, Ahmad Hassan al-Bakr, e alla vicepresidenza viene nominato Saddam Hussein. Saddam ha solo 32 anni e ha già la certezza, come dirà più tardi, di essere stato chiamato a compiere qualcosa di grande e irripetibile. Deciso a laurearsi, si presenta all'Università di Baghdad accompagnato da due uomini armati e ne esce dottore in giurisprudenza. Intanto ha sposato una cugina di primo grado, Saida. Da lei avrà 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Per Saddam ora il problema è il riconoscimento internazionale. 1975, Algeri. L'abbraccio tra il vicepresidente iracheno e lo scià di Persia Reza Pahlavi rappresenta il primo successo internazionale del giovane Saddam Hussein. È anche un'importante svolta politica. Ad Algeri, Iraq e Persia firmano un trattato con il quale sembrano chiuse, una volta per tutte, le tensioni legate allo scià e l'Arab. Il grande delta in cui confluiscono i fiumi Tigri ed Eufrate, prima di sfociare nel Golfo Persico, rappresentava infatti non solo una zona nevralgica di interessi economici, ma anche il confine meridionale tra i due paesi. Lo statista di Tikrit, come comincia a farsi chiamare, intuisce che la modernizzazione del paese può diventare l'asso nella manica nella partita per l'egemonia sul Medio Oriente. Con la nazionalizzazione del petrolio arriva una pioggia di miliardi, e Saddam ha le idee chiare su come spenderli. Il settore degli armamenti viene potenziato e portato al livello della potenza militare israeliana. Milioni di ettari di terre coltivabili vengono nazionalizzati e affidati ai contadini. Avviata una politica di massicci investimenti per la desalinizzazione, l'irrigazione dei campi e la concessione di crediti agevolati alle cooperative agricole, anche femminili. Importanti risorse economiche vengono destinate al settore dell'industria. Sviluppata l'assistenza dei lavoratori nelle fabbriche, con il medico gratuito e la scuola materna interna al luogo di lavoro per i figli delle operaie. Le 3 università pubbliche di Baghdad raggiungono ormai 100.000 iscritti.
Studenti e studentesse affollano aule e refettori accademici a testimonianza della laicità della cultura di Stato. Incentivate con borse di studio soprattutto le discipline tecnico-scientifiche. Ma non basta. Saddam pensa anche all'istruzione di chi vive nelle campagne. Lancia quindi un progetto di alfabetizzazione di portata nazionale e lo porta avanti a modo suo. Ad esempio, i prigionieri, i normali detenuti delle carceri, potevano ottenere un'amnistia o una riduzione della pena se prendevano parte alle lezioni per imparare a leggere o a scrivere e a fine corso superavano un esame. Nei villaggi poi c'erano delle squadre che obbligavano le persone più anziane a frequentare quelle che all'epoca si chiamavano scuole mobili. 16 luglio 1979. Forte di questi successi, il vicepresidente Saddam spodesta il capo dello Stato in carica al-Bakr, che ufficialmente si ritira per motivi di salute, e ne prende il posto. Saddam ha trasformato l'Iraq, ne ha fatto un paese moderno, laico e ricco, ma ha anche creato le basi di un regime personale. Una polizia segreta potentissima, una nomenclatura di partito fedele e ben distribuita nei ruoli chiave del potere. Un lavoro di sistematica eliminazione dei nemici politici. Saddam Hussein ha solo 42 anni ed è già il padrone assoluto del paese. Intanto, al di là della frontiera irachena, accadono grandi rivolgimenti. La fuga dello scià di Persia Reza Pahlavi e il ritorno, dopo un lungo esilio, dell'ayatollah Khomeini segnano il trionfo della rivoluzione islamica in Iran. Il ruolo di guardiano del Golfo che l'Occidente aveva affidato alla Persia dello Scià perde improvvisamente il suo interprete. Le relazioni con l'Iraq di Saddam Hussein peggiorano nel giro di pochi mesi. 17 settembre 1980. Saddam abroga unilateralmente il Trattato di Algeri, sottoscritto da lui stesso 5 anni prima, accusando l'Iran di non aver tenuto fede ai patti. 3 giorni più tardi vengono mobilitate le forze armate irachene. La guerra dimenticata, il conflitto Iran-Iraq. Correva l'anno 1980. 22 settembre 1980. A inizio quella che passerà alla storia come la guerra dimenticata. Non c'è stata una dichiarazione di guerra. A parlare sono state subito le armi. E l'annuncio viene dato a Baghdad dal primo comunicato delle forze armate irachene. Le nostre forze terrestri sono avanzate alle 3 di questa mattina, 23 settembre 1980, verso gli obiettivi loro assegnati, allo scopo di spezzare la schiena del governo razzista di Teheran. Saddam Hussein ha in mente una guerra lampo per rovesciare il regime khomeinista e recuperare il controllo su alcune zone di confine. Ma in realtà i suoi obiettivi sono assai più ambiziosi. Punta all'egemonia sul Medio Oriente e intravede un'opportunità nella momentanea confusione del nuovo governo iraniano. Settembre 1980. In pochi giorni l'esercito iracheno sbaraglia gli avversari nella zona dello Shatt el-Arab e conquista il porto di Khorramshahr. Saddam quindi sposta le sue truppe sul fronte di Abadan, uno dei più grandi scali petroliferi del mondo. Inizia un assedio drammatico. La città resisterà un anno prima di cedere all'offensiva irachena. Il rapporto fra Saddam Hussein e non i suoi soldati, ma il suo popolo, sembrava solido, solidissimo, un rapporto di grande fiducia del popolo in quest'uomo che certamente era carismatico, era carismatico. Io ricordo gente che diceva, anche in momenti di sconfitta dell'esercito iracheno, gli iracheni che dicevano con un capo così non si può perdere. Intanto da Baghdad radio e televisione raccontano agli iracheni l'esaltante guerra di regime. Bollettini militari, canzoni patriottiche, proclami trionfali tengono alto il morale di truppe e concittadini.
Il culto della personalità del Rais è già fortissimo. È proprio durante la guerra contro l'Iran che Saddam si libera delle sue ormai scomode, umili origini e si proclama discendente in linea diretta del profeta Maometto. Sullo scenario internazionale, l'Iraq diventa il comodo argine alla minaccia dell'espansionismo integralista. E molti tra i fratelli arabi scelgono di appoggiare Saddam con armi e denaro. Lo faranno il Kuwait, l'Arabia Saudita, gli Emirati del Golfo, l'Egitto. L'Unione Sovietica è già da tempo schierata dalla parte di Baghdad e persino per gli Stati Uniti Saddam Hussein non è più il dittatore di Baghdad, ma il presidente del paese che guida la lotta contro il fondamentalismo. In Iraq si vedeva un'armata come inglese, con addirittura un po' da operetta, con gli ufficiali col bastone del comando, i soldati con le scarpe lustre. Voi direte, dice, forse i giornalisti gli facevano vedere quelli. No, erano proprio così. Erano soldati disciplinati, allineati, forse anche terrorizzati un po' dai loro superiori militari. Dall'altra parte erano i pasdaran, erano i religiosi, erano i mullah che esortavano queste masse. Marzo 1982. Il regime degli Ayatollah indossa la fascia rossa della fede e lancia una grande controffensiva. Ondate umane di pasdaran si riversano contro le moderne truppe irachene, riconquistano il porto di Khorramshahr, rompono l'assedio di Abadan, avanzano per chilometri oltre la frontiera irachena. I morti si contano a decine di migliaia. I cadaveri coprono le dune, riempiono le paludi. Il conflitto ha oramai le proporzioni di un massacro. الذين كان لهم الفضل الأساس في علو راية العراق وفي المحافظة على أرضه وأمن أطفاله وشرف نسائه ومقدسات تراثه ومبادئه إن الشهداء أيها العراقيون. Mentre la guerra dimenticata dal resto del mondo continua a bagnare di sangue i 1300 chilometri di frontiera tra Iran e Iraq, a Baghdad Saddam Hussein continua a consolidare il regime. Il partito cominciò la sua opera di penetrazione e crebbe con una velocità incredibile. Ho calcolato che il Baath contava già qualcosa come un milione e mezzo di affiliati. E parliamo di un movimento che aveva appena 2000 militanti quando era arrivato al potere. Insomma, si capisce come il partito stava in qualche modo sostituendosi alla società. È il partito che deve riferire ogni accenno di infedeltà al capo, da parte di chiunque, amici, parenti, genitori. Le orecchie di Saddam arrivano anche nelle camere da letto, si dice in quel periodo. Un controllo che era costruito sulla paura e sul sospetto. Era una sorta di cemento invisibile che creava consenso e legittimazione ad un regime fondato sulla complicità. Primavera 1985. La guerra arriva nelle città, esce dai televisori e dai bollettini radiofonici ed entra nella vita quotidiana della gente. Tra i civili è una carneficina. Intanto continua l'offensiva iraniana sul fronte settentrionale e su quello meridionale, nella zona di Bassora. Bassora era una città bellissima, martoriata dalle bombe. Bombardata continuamente perché era l'obiettivo più vicino che avevano i cannoni iraniani. Ecco, lì vidi la gente che soffriva la guerra, per la quantità di feriti che grimiva agli ospedali, per la paura di aggirarsi per la strada perché la granata arriva così, tirate come a casaccio erano queste granate. Lì a Bassora vedi la guerra con la paura, la guerra con l'angoscia, la guerra con il dolore. Saddam Hussein non molla la presa sul fronte del consenso. È onnipresente, sempre circondato dalle sue guardie del corpo.
si fa riprendere dalla televisione persino in trincea, lungo la linea del fronte. Il 16 marzo 1988, una delle date più drammatiche del conflitto. La città curda di Halabja, nel nord del paese, viene circondata dall'esercito di Saddam. È un massacro. Uomini, donne e bambini vengono sterminati con le armi chimiche. Il Kurdistan paga così la colpa di essersi schierato a fianco degli iraniani. I villaggi dei curdi venivano circondati, cementati i pozzi, rasi al suolo i cimiteri. Gli abitanti venivano divisi per sesso e in un primo momento venivano presi e uccisi solo gli uomini, poi anche le donne e i bambini. È difficile fare stime. A mio parere le vittime potrebbero aggirarsi tra le 100.000 e le 180.000 solo nella campagna che si svolse tra il 1986 e il 1988. Maggio 1988. È il momento della controffensiva irachena. L'esercito del Rais di Baghdad riconquista su tutti i fronti i territori perduti. I prigionieri ormai si contano a decine di migliaia. Luglio 1988. Teheran accetta il cessate il fuoco proposto ai contendenti dalle Nazioni Unite. Saddam annuncia al paese la fine della guerra. A Baghdad la popolazione è in festa, convinta di essere uscita dal tunnel del conflitto. Ma la verità è un'altra e sta nelle cose che Saddam Hussein non dice. I confini tra Iraq e Iran sono rimasti gli stessi del 1980. Gli 8 anni di guerra, il paese dissanguato, il milione di morti sul fronte iraniano e i 250.000 su quello iracheno sono stati inutili. La verità è che il disastro finanziario iracheno è smisurato. Che il paese non è in grado di restituire i 100 miliardi di dollari del debito contratto con i fratelli arabi. Saddam cerca un riscatto e i cupi tamburi della guerra tornano a rullare. Saddam invade il Kuwait e contro di lui si scatena la madre di tutte le battaglie. Correva l'anno 1990. 2 agosto 1990. Alle prime ore dell'alba l'esercito iracheno oltrepassa la frontiera con il Kuwait. Le immagini riprese casualmente da un cineamatore dalla finestra di un albergo a Kuwait City sono tutto ciò che resta di quei drammatici momenti. Il principe ereditario e la sua corte fanno appena in tempo a mettersi in salvo e a lasciare il paese a bordo di un elicottero. Il mondo sembra annichilito dallo stupore. Durante un vertice arabo che si svolse 2 mesi prima della guerra a Baghdad, ecco, io stesso che partecipavo, assistevo come giornalista a questo vertice, rimasi molto sorpreso perché Saddam Hussein fece un discorso duro, forte, contro l'egoismo delle monarchie del Golfo, il fatto che queste si arricchissero senza pensare ai paesi poveri, senza pensare ai veri problemi, a cominciare dalla causa palestinese. Da mesi Saddam tuonava contro l'Emirato. Accusava il Kuwait di estrarre petrolio iracheno da alcuni pozzi di confine e di non rispettare gli accordi sui prezzi del greggio. Per di più il Kuwait pretendeva la totale restituzione del debito iracheno contratto da Saddam durante la guerra contro l'Iran integralista. Segnali e minacce che nessuno aveva raccolto. E adesso Saddam Hussein si è impadronito di uno dei paesi più ricchi del pianeta, che possiede da solo il 20% dei giacimenti petroliferi mondiali. Qualche settimana dopo l'invasione del Kuwait, il dittatore di Baghdad lancia al mondo un segnale forte. Al suo ministro per l'informazione, assalito dai cronisti stranieri, fa dire: Kuwait is a part of Iraq. Kuwait is province number
1919, and we never go out of Kuwait forever. We lost our hand, and now this hand returned to its place. 7 agosto. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto degli Stati Uniti. Seguono colloqui durante i quali il segretario alla difesa americano Richard Cheney mostra i rapporti della CIA sulle intenzioni di Saddam di invadere anche il Regno Saudita. Quanto basta per convincere il re Fahd ad aprire il suo paese alle truppe straniere. A nulla valgono i messaggi di Baghdad, che assicura di non avere alcuna intenzione di aggredire l'Arabia Saudita. I paesi del Golfo ormai sono terrorizzati. Pensano che domani potrebbe toccare a loro. Anche le altre nazioni arabe, divise nel giudizio politico dell'invasione, finiscono per avallare la decisione saudita di un intervento militare a fianco degli Stati Uniti. Saddam Hussein per anni era stato l'alleato dell'Occidente, l'alleato dei paesi arabi moderati, l'alleato dei paesi, diciamo, laici contro il pericolo integralista iraniano, e si ritrova contro proprio tutti coloro che lo avevano appoggiato. E Saddam reagisce, a modo suo, come sempre. Annuncia, a sorpresa, la ripresa delle relazioni diplomatiche con l'Iran. Può così spostare sul fronte del nuovo conflitto più di 300.000 soldati. Lo stesso giorno lancia un appello alla Jihad. L'obiettivo è chiaro, vuole proporsi come il nuovo condottiero di una guerra santa contro gli infedeli che insozzano i luoghi sacri dell'Islam. Mentre nella zona del Golfo si concentrano le truppe della coalizione internazionale che si va formando attorno agli Stati Uniti, Saddam lancia la guerra degli ostaggi. Decide di trattenere cittadini delle nazioni aggressive come scudi umani. Ma commette un grave errore. Si mostra in TV mentre accarezza la testa di un bambino inglese. E il terrore del giovane ostaggio si trasforma in un boomerang mediatico. 29 novembre. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha già avviato sanzioni economiche contro l'Iraq, autorizza adesso l'uso di tutti i mezzi necessari per liberare il Kuwait dagli invasori. L'ultimatum ha una data, il 15 gennaio 1991. E alla delegazione irachena non resta che la protesta simbolica di abbandonare la sala. La coalizione militare, che riunisce 36 paesi, è pronta. A capo dell'imponente forza d'attacco alleata c'è il generale americano Norman Schwarzkopf, soprannominato dai giornalisti l'Orso. Le sue conferenze stampa sono indimenticabili. What are your impressions of Saddam Hussein as a military strategist? As far as Saddam Hussein being a great military strategist, he is neither a strategist, nor is he schooled in the operational arts, nor is he a tactician, nor is he a general, nor is he a soldier. La settimana che precede lo scadere dell'ultimatum si svolge in un frenetico alternarsi di tentativi diplomatici per evitare il conflitto. A Baghdad, il segretario generale dell'ONU, Javier Pérez de Cuellar, tenta un'ultima mediazione. Dopo 11 ore di estenuanti colloqui, torna a New York senza aver ottenuto alcun risultato. 17 gennaio 1991. Sull'Iraq e sul Kuwait si accendono i riflettori dei mezzi di comunicazione dell'intero pianeta. È cominciata Desert Storm, l'operazione Tempesta nel deserto. Saddam affida la sua rabbia alla radio. La resistenza contro l'Occidente è già diventata la madre di tutte le battaglie e il presidente Bush, il grande Satana. Fino ad allora noi eravamo abituati a vedere le cose. Con la guerra del Golfo ci abituammo a vedere la televisione. Non vedemmo praticamente nulla. Avevamo dei grandi briefing militari, ci raccontavano che c'erano state 142.787 missioni,
Se poi erano state 10, 20 o un miliardo, noi non l'avremmo mai saputo, e ci dovevamo accontentare di questo. Quindi fu una guerra dove mancò il fattore umano, quello di andare a parlare, di andare a conoscere, di andare al fronte. . 11 febbraio, sull'esercito iracheno si scatena una massiccia operazione alleata. Un'offensiva che arriva dal cielo e dalla terra per isolare la Guardia Repubblicana, la parte migliore dell'esercito di Saddam, insediata nel Kuwait. A Baghdad i missili alleati colpiscono un rifugio. Decine di civili muoiono carbonizzati. Saddam fa girare tutto e mostra immagini che sconvolgono il pubblico occidentale. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. Siamo alla fase finale dell'attacco di terra. Le forze corazzate alleate sfondano le linee nemiche su tutto il fronte. I soldati di Saddam sono allo sbando. Il tragitto lungo il quale si svolge la loro caotica ritirata viene soprannominato l'autostrada della morte. I prigionieri iracheni, ormai, sono più di 25.000. Saddam Hussein ordina di dare fuoco a centinaia di pozzi kuwaitiani. Lo spettacolo è apocalittico. Intanto la coalizione degli alleati è entrata a Kuwait City. 28 febbraio 1991. A Baghdad la popolazione ascolta l'annuncio dell'armistizio trasmesso dalla radio. Saddam Hussein ha accettato la resa senza condizioni. Saddam Hussein è stato il primo, come dire, attore di una guerra moderna. Lui avrebbe voluto una rivoluzione in tutto il mondo arabo, è quella che lui sognava. Si rese conto che questa rivoluzione così non era avvenuta, e alla fine, quando ci fu la resa, Saddam Hussein in pratica accettò, ritirandosi dalle telecamere, quella che era una realtà, ma l'accettò al solito con una grande bugia. Infatti Saddam Hussein raccontò al suo popolo, e lo continua a raccontare ancora oggi, che la guerra fu vinta dall'Iraq. Invece la madre di tutte le battaglie è perduta. 150.000 i morti nell'esercito e 35.000 tra i civili. 43 giorni di guerra hanno distrutto ferrovie, ponti, strade, reti telefoniche, industrie pesanti e leggere, edifici civili, scuole e ospedali. L'Iraq è in pezzi. Saddam Hussein, tra regime, opposizioni e repressione. Correva l'anno 1991. Finita la guerra del Golfo, il mondo si accorge che la partita è tutt'altro che chiusa. Saddam Hussein è indebolito, ma è ancora al potere e la struttura del regime è intatta. 1 marzo 1991. I movimenti di opposizione intravedono la possibilità di un riscatto e il paese torna a incendiarsi. È la guerra civile. C'era la volontà di non andare fino in fondo, quindi di non abbattere il regime di Saddam, perché il regime di Saddam, tutto sommato, continuava ad essere necessario, e per due ragioni. Uno, perché al nord dell'Iraq c'era la componente curda fondamentale e, diciamo, stimolarne il desiderio di autonomia avrebbe in qualche misura un altro grande alleato degli Stati Uniti, e cioè la Turchia. Turchia che ha i suoi curdi appunto alla frontiera. E poi c'era il problema del sud, e nel sud c'erano forte corrente simpatetica nei confronti appunto degli sciiti iraniani, e quindi c'era il rischio che l'Iran approfittasse della situazione, diciamo, per diventare lo sponsor, il patron della parte sciita dell'Iraq. E così
Quel che resta dell'esercito di Saddam reprime le ribellioni senza incontrare ostacoli da parte delle forze alleate ancora presenti in Iraq. L'Occidente chiude gli occhi e Saddam Hussein si scatena. Nel sud dell'Iraq, a Kerbala, una delle città sante sciite, ha luogo un autentico massacro. Il Kurdistan iracheno, intanto, vive un drammatico esodo verso le frontiere con l'Iran e con la Turchia. Sono centinaia di migliaia i curdi che cercano la salvezza al di là del confine. C'è chi parla di 1 milione di profughi. Lasciano i loro villaggi, le loro case, nel tentativo disperato di fuggire al furore della repressione di Saddam Hussein. Aprile 1991. Le Nazioni Unite decidono finalmente di intervenire. Fanno appello al diritto di ingerenza umanitaria e inviano nel Kurdistan una forza militare per proteggere la popolazione civile. Vengono poi create 2 zone di interdizione al volo iracheno, a nord e a sud del paese. Comincia così il pattugliamento anglo-americano dei cieli dell'Iraq. A Baghdad, Saddam Hussein ostenta sicurezza, tranquillità e, come sempre, punta sul consenso popolare. Il sistema di controllo e di repressione del dissenso continua ad essere brutalmente all'altezza della situazione. È un regime che non funziona per lealtà. Funziona instillando sospetti e paura. Il suo modus operandi è quello di frammentare la società, e significa riuscire a far sì che i vicini di casa abbiano paura a parlarsi tra di loro, o che i genitori abbiano paura a parlare di fronte ai propri figli, perché a un bambino potrebbe sfuggire una parola di troppo, o creare timori tra colleghi sul posto di lavoro. Se dovessi trovare un'espressione per descrivere il modus operandi di questo regime, direi che ha elevato alla perfezione l'arte di rendere le persone, un numero molto alto di persone, complici dei propri stessi crimini. Luglio 1995. La ribellione matura anche all'interno del clan familiare. Con la scusa di un viaggio, le 2 figlie di Saddam Hussein e i loro mariti partono per la Giordania e lì chiedono asilo al re Hussein. Il sovrano li accoglie e i 4 giovani ribelli si stabiliscono ad Amman. Saddam va su tutte le furie. Non si tratta solo di un doloroso inganno familiare, ma di un gravissimo tradimento politico. I 2 generi, infatti, gestiscono rispettivamente il programma per le armi chimiche e la guardia personale del dittatore. Il figlio di Saddam arriva ad Amman in visita e va dal re. Va dal re per chiedere la restituzione delle sorelle. Comincia a fare così molti salamelecchi al re dicendo: tuo fratello ti manda a salutare, ti riconosce che tu sei rimasto un grande fratello, e però ti prega di lasciarle rientrare in patria. Il re lo osserva e dice: se un giorno loro mi diranno che se ne vorranno andare, allora io le rimanderò da dove sono partite. Il figlio di Saddam torna a casa, riferisce questo a Saddam doppiamente, triplamente infuriato, e lì parte una manovra subdola, quella di far giungere ai fuggitivi un messaggio che Saddam è pronto a perdonare. Ma credere al perdono di Saddam sarà fatale. Pochi giorni dopo il ritorno dei fuggitivi, i generi di Saddam Hussein moriranno in circostanze mai chiarite. Da tempo Saddam utilizza i suoi sosia in occasioni ufficiali classificate dalla sicurezza a rischio. La paranoica attenzione del Rais per la propria incolumità raggiunge in questo periodo il parossismo, al punto di mandare un sosia a presenziare un'innocua esercitazione militare in pieno deserto. Sulle montagne del Kurdistan continua il dramma del popolo senza terra.
Nel 1996 si giunse ad una situazione paradossale, quando cioè Saddam marciò su Erbil, la maggiore città dell'Iraq del Nord. Superò la zona di sicurezza dell'ONU e l'opposizione, che aveva creduto nell'intervento dei rinforzi da parte degli americani, dovette ricredersi, perché questo aiuto non arrivò mai. Il sogno dell'unità curda svanisce sotto il peso dei conflitti interni tra fazioni. Si infrange contro la micidiale capacità repressiva del regime e contro le indecisioni dell'Occidente. Saddam Hussein, all'indomani della guerra del Golfo, dimostra al suo popolo e al mondo di essere un autentico campione della sopravvivenza e di essere ancora capace di arrestare, imprigionare e uccidere centinaia, migliaia di oppositori, traditori e nemici di ogni tipo. Il califfo di Baghdad, tra crisi umanitaria e conflitto permanente. Città del Vaticano. Giovanni Paolo II incontra il corpo diplomatico presso la Santa Sede e parla di un popolo che soffre. Già non meno frate dell'Iraq, su mi an embargo impitoyable. Entendant les appels au secours qui parviennent sans cesse ou sans siège, je me dois d'interpeller la conscience de ceux qui, en Irak ou ailleurs, font passer des considérations politiques, économiques ou stratégiques avant les biens fondamentaux des populations. Dai giorni dell'invasione del Kuwait, infatti, l'Iraq vive in regime di embargo. A Saddam Hussein l'ONU ha chiesto un impegno preciso, lo smantellamento delle armi di distruzione di massa in cambio della revoca delle sanzioni. Il 14 aprile 1995. L'ONU approva una risoluzione che diventa presto famosa con il nome di Oil for Food, petrolio in cambio di cibo. Saddam può riprendere a vendere petrolio in quantità limitata in cambio di generi di prima necessità. Il programma Oil for Food ha aspetti positivi e aspetti negativi. È stato ed è ancora fondamentale per il sostentamento della grande maggioranza degli iracheni. Impedisce che muoiano di fame. Il suo aspetto negativo è che è nato come un programma decisamente modesto, sottofinanziato. Il risultato è che il programma ha mantenuto in tutto il paese condizioni di estrema indigenza. Febbraio 1998. Si innesca un braccio di ferro con gli ispettori dell'UNSCOM, la sezione ONU addetta al controllo del disarmo iracheno. Saddam Hussein li accusa di violare la sovranità e la dignità del suo paese e gli ispettori lo tacciano di ostruzionismo. Saddam punta ancora una volta sulla demagogia e le strade di Baghdad si riempiono di manifestazioni antioccidentali. C'è chi arriva a gesti estremi e disperati. Se anche autentici, difficile capirlo. Oggi non c'è più nulla di positivo nell'applicazione delle sanzioni contro l'Iraq. La popolazione è stata decimata. Sono scomparse le figure professionali irachene. Le uniche categorie che avrebbero potuto fare qualcosa per cambiare il sistema di governo sono state cancellate dal regime delle sanzioni. O hanno lasciato il paese, oppure sono costretti ad occuparsi esclusivamente della loro sopravvivenza e di quella delle loro famiglie. Alla fine degli anni 70, l'Iraq era uno dei paesi più ricchi e moderni del Medio Oriente. Oggi gli iracheni vivono con meno di $250 pro capite l'anno. La metà della forza lavoro è disoccupata. I salari dei dipendenti pubblici arrivano a pochi dollari al mese. L'80% delle entrate di una famiglia viene normalmente destinato all'acquisto di generi alimentari.
Nel 1990 il tasso di mortalità infantile in Iraq era poco più del 50 per mille. Oggi, su 1000 bambini nati vivi, ne muoiono 130. Abbiamo riportato l'Iraq a livelli che troviamo nei paesi del terzo mondo. Questo è un crimine contro l'umanità, di cui purtroppo l'ONU è responsabile. Novembre 1998. A Baghdad accade l'irreparabile. L'ispettore capo dell'UNSCOM, Richard Butler, accusa Saddam di non ottemperare agli obblighi sul disarmo e due settimane più tardi ritira tutto il suo personale dal paese per ragioni di sicurezza. Qui siamo davanti a due verità. Il regime dice: tranquilli, non abbiamo più armi per la distruzione di massa. L'ONU in queste missioni si è presentato diviso, abbiamo ascoltato polemiche molto ma molto dure proprio tra rappresentanti, tra membri di queste commissioni. È evidente che il regime di Saddam ha utilizzato tutto questo per dire: non sono venuti a fare quello che dicono, quello che dicevano di voler fare, ma sono venuti per cercare di così indebolire, cercare di colpire dall'interno il nostro paese. Scatta l'operazione Desert Fox, volpe del deserto. In quattro giorni le forze anglo-americane sferrano 250 attacchi aerei e lanciano 400 missili cruise contro obiettivi strategici. L'azione militare subirà critiche severissime da parte dell'opinione pubblica internazionale. Da quei giorni le agenzie di stampa non hanno più smesso di battere i bollettini di un conflitto che è diventato permanente. Ogni volta che un aereo di Saddam viola le zone di interdizione, ogni volta che uno dei mezzi anglo-americani addetti al pattugliamento viene intercettato dai radar iracheni, scatta la rappresaglia alleata. Mentre nel paese si diffondono corruzione e criminalità, il contrabbando è sempre più diffuso. Si calcola fornisca alle tasche del governo 3 miliardi di dollari l'anno. L'embargo si sta sgretolando. Sono passati 11 anni dalla guerra del Golfo, Saddam è ancora là, non sappiamo che cosa potrà succedere, magari tra poco, anche perché in un ridisegnarsi strategico della regione potrebbero anche cambiare degli equilibri, però sappiamo per certo una cosa, che per 11 anni Saddam Hussein è stato di fatto un utile alleato, alleato tra virgolette, dei suoi nemici. 11 settembre 2001. Ancora una volta, Saddam Hussein non resiste alla tentazione di essere contro, di sentirsi solo contro tutti. لقد جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول وردود فعل أمريكا عليها لتكشف على نطاق واسع كيف أن أمريكا سائرة لتجعل العالم كله. La risposta americana non si farà attendere a lungo. In occasione del discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente George Bush Jr. pronuncia una condanna senza appello. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. 10 marzo 2002. Il vicepresidente americano Dick Cheney parte per il Medio Oriente alla difficile ricerca del consenso per un'offensiva militare contro l'Iraq. In patria, intanto, Saddam prepara la sua successione.
Il prescelto potrebbe essere il figlio maggiore Kusai, 35 anni, già a capo delle forze armate e dei servizi segreti. Difficile immaginare il futuro dell'Iraq. C'è chi è certo che l'offensiva americana, per ora solo diplomatica, si trasformerà in un nuovo conflitto. C'è chi si dice convinto che il caso Saddam Hussein rimarrà congelato fino alla soluzione della questione palestinese. Per ora, il cavaliere della nazione araba, come ama farsi chiamare, è ancora saldo, in sella al potere. E l'Iraq di oggi appare come un paese impoverito dalle guerre e dall'embargo, terrorizzato dal ferreo controllo della dittatura, immobilizzato dalle indecisioni occidentali sulla strada da scegliere per abbattere il tiranno di Baghdad. Quando un dittatore perde una guerra, in genere viene travolto lui stesso. È accaduto a Mussolini nel luglio del 43, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia e si capì che la guerra era persa. È accaduto al generale Galtieri in Argentina. È accaduto a Milosevic in Serbia. Sempre il dittatore che perde una guerra viene travolto. Saddam Hussein è l'unico leader, l'unico dittatore, l'unico despota che ha potuto, saputo volgere quasi in profitto una sconfitta militare. Non è stato il primo. Credo che abbia imparato da Nasser. Nasser, il leader egiziano, quando perse la guerra dei sei giorni nel 1967, dopo un momento di esitazione e di sconforto, in cui si presentò dimissionario al suo popolo, capì che l'essere vittima poteva essere trasformato in un trionfo. Si ripresentò a quello stesso popolo e sulla base della sconfitta, sulla base di una sconfitta ovviamente condita con leggende, condita con delle notizie non proprio vere, condita con una forte dose di pronunciato vittimismo, seppe riconquistare il suo popolo e tornare in sella più forte di prima. Bene, Saddam Hussein è l'uomo che ha saputo meglio di ogni altro utilizzare quella lezione. Quando fu sconfitto, pesantemente sconfitto nella guerra del Golfo, si ripresentò agli occhi del suo popolo e poi agli occhi del mondo intero come vittima di un sopruso e trasformò la sconfitta militare, trasformò quella terribile sconfitta militare in una vittoria. Oggi si può dire, a 10 anni e passa da quel conflitto, che Saddam sia più forte di prima. Sapere usare la sconfitta è il segreto di questi despoti e spesso in Occidente questo non viene calcolato.